Esci! Fricai! Guardate quanto è nobile! No, come si dissocia questa cannolina. Ha detto io con voi non volevo avere niente a che fare. No, mi interessa lo showbiz, bugia. Fatemi vedere, datemi un'inquadratura tutta per me. La zia, a questo punto ti volevo chiedere una cosa. Sì. Visto che non mi hai portato niente, che si mangia? E ragazzi, come ieri era la giornata del tonno, oggi facciamo mezze maniche, zucchine e tonno. Allora, mezze maniche rigate, 200 grammi di zucchine, 220 grammi di tonno fresco, aglio, 6 foglie di menta, limone, olio, sale e pepe. Tagliamo il tonno a cubetti, lo poniamo in una terrina e lo mariniamo per 10 minuti con un filo d'olio, sale, pepe e un cucchiaio di succo di limone. Quindi lo scottiamo in padella e massimo 2 minuti e poi lo mettiamo da parte. In una padella soffriggiamo uno spicchio d'aglio in 2 cucchiai di olio, aggiungiamo le zucchine tagliate a dadini, un pizzico di sale, la scorza, il succo di limone e 2 cucchiai di acqua di cottura della pasta. Cuociamo per 10 minuti con coperchio. Rimuoviamo l'aglio e uniamo la menta, scoliamo la pasta, versiamola nella padella con le zucchine e mantechiamo. Infine uniamo il tonno e un paio di foglioline di menta. Amalgamiamo il tutto e prendiamo il piatto e lo mettiamo sotto al naso di nostro marito, che ovviamente dopo aver messo il primo boccone in bocca ci dirà: sono molto maialazzo, sono molto maialazzo. Ad un sciacchiato. Sono molto maialazzo, non l'avevo mai sentito. Facevo così perché volevo che te si ascoltasse, invece poi niente. Non mi dice praticamente mai. Ecco, ora si è girata verso la luce. Vabbè, mo è finita la ricetta, non ce l'ho il tonno. Vabbè, zia, parliamo un attimo. Tu come li fai i croccandini? Io li salto un attimo in base. Io una volta a Wendy, tempo fa, forse prima della pandemia, gli ho fatto i biscotti. Trovai una ricetta con la farina di riso, con le carotine, c'era l'albume dell'uomo, la zia. Praticamente se li mangiati erano molto buoni. Passati nel forno, tu pensi, invece di fare i biscotti a noi, ho fatto i biscotti, però è stata l'unica volta perché comunque se non avevi tempo. Perché io non ho mai assaggiato un biscottino tuo? E la zia, forse, che ti devo dire, non era... Non lo so, ma non mi mettere in imbarazzo, non lo so. Se dovesse capitare un'altra volta, te li farò assaggiare. Dipende. Per il momento non abbiamo manco 30 secondi liberi. Zia, io adesso non li voglio, li pretendo. Chi è il Candiroff? Senti, lo zio Tiziano. Senti un poco, l'altro giorno ti ho fatto una richiesta musicale. Non sono stata contenta. Mi sta guardando una dice, mamma, la finisce oppure no? Che non parlo così. Non te lo ricordi? Lo zio Tiziano, allora, te lo chiedo subito con le buone. Voglio sentire il bassotto poliziotto. Niente? È vero. Allora adesso ti sarà ricordato. Per favore, voglio che anche le richieste dei nostri cani vengano prese in considerazione, va bene? Tu non me la metti e mi metti di spalle. Bravo, mi dissocio. Sciopero, questo è sciopero. Lo sciopero di te. Amore, com'è stata questa esperienza, Tessa, quest'oggi? Comunque domani c'è la vostra rubrica, zia, oggi. Anche no, lo so, siamo ancora a mercoledì. Io penso che non mi basta più. Adesso voglio più luci della ribalda sotto di me e sopra di me. Luci e lustrini. Guarda questa di spalle. Peccato per i radioascoltatori, non la possono vedere, però sta proprio di spalle. Vabbè, però i radioascoltatori possono vedere la replica stasera alle 21.30 su Telebari. Così vedrete la piccola Tessa come se ne sbatte proprio di quello che accade. Lei è proprio a noi, un cagnolino contadino. Non gliene importa niente. Lei vuole soltanto i cucci. Le pappe. Che cos'è arrivato? Che cos'è per te? Tessa, per te che cos'è? Tiziano, che cosa viene a essere? Bassottino, cagnolino. Ma non è piccolino, non è Johnny Bassotto. Bassottino, che brutta infanzia che cos'è? Che hai avuto. Infatti zia, pur tu se hai avuto qualche problema da piccino. Ha trovato una playlist. C'è peccato. Guardalo come si questa era. Non è questa.
Ta... Sì, quella è. Che non cos'è? È Johnny Bassotto. Non quel. È. Sì. No. Chi? Lui è. È lui. È Johnny Bassotto. Scusate. Lo vuoi sentire? Te? Vabbè, una versione rimodificata. Aspetta, no. Sta scodinzolando, guarda. Sempre la pupù. Ah, non è la pipì. Il bassotto poliziotto scoprirà la verità. Bello. Lo volevo ascoltare io. Johnny Bassotto. Scodinzola, Tiziano ha gradito. Ha gradito, Tiziano, grazie, lo zii. Mo mi devi far sentire i Maneskin, quello con la parolaccia. Vabbè. Questa musica, questo pezzo, abbastanza ricercato proprio da Tiziano, perché non lo riusciva a trovare, perciò era ricercato. E mi ha fatto venire in mente. Ogni tanto dovremmo anche mettere qualche canzoncina per i bambini, qualche bambino che ci ascolta. Qualche. Beh, ti ricordi che quando ci chiamo quel ragazzino che fece le imitazioni? Il ragazzo di Barletta. Vabbè, però era ricordo. Un po' più grande. Eh sì. Comunque, siccome siamo quasi in chiusura, volevo semplicemente dire, Elisa. Mi ha intasato praticamente Messenger, Elisa. Io so, capi, ma te lo dico a fine mese è il compleanno. Però non veniamo a casa tu. Io te l'ho detto, cioè stai tranquilla, non veniamo. E ha detto che la torta neanche ce la può mandare. No. Perché ho scoperto, perché me l'ha scritto, perché? Lei abita a Trani, quindi la paura questo squadro la torta. Vabbè, a Trani. Pensa, mi ha dato pure la via, però a casa su non possiamo andare. Vabbè, è nettato meno, dirò la via. Le facciamo uno scherzo, ci presentiamo. Andiamo a casa, verremo a citofonare. Per piace che poi scriva a me, dai, no, non veniamo. Vabbè. Grazie Elisa. Ciao. Siamo arrivati in chiusura. Purtroppo il tempo vola. Con tanto fiato in gola. Va bene, noi vi salutiamo e vi ringraziamo come sempre per essere stati con noi. Ricordandovi che noi ce la vediamo! E noi ce la sentiamo! E voi a domani! Buon proseguimento di giornata, purtroppo uggiosa. Ciao!